Eccomi qua. Ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale se mi avete visto. Io sono Jus e oggi siamo qui con un nuovo video. Un What's on My Phone updated. Per chi non mi segue da molto tempo, un anno fa, due anni fa, avevo fatto un What's on My Phone con il telefono che avevo appena preso, l'avevo da tipo due settimane, una cosa così. Sono passati due anni. Ho molte più cover, ho molti più accessori. Ho charm da attaccare al telefono, ho nuove app da farvi vedere, quindi ho pensato di fare una versione aggiornata di questo video. Iniziamo subito. Allora, il mio telefono è un Xiaomi Redmi 9. Allora, è questo qui. Piccolo ad commerciale. Se volete dei charm come questi, che mostro adesso in camera, siete liberi di contattarmi per email o per DM su Instagram, entrambi sono nella descrizione. Possiamo metterci d'accordo, farvi arrivare dei charm personalizzati, li faccio io con tutte le perline, tutti gli accessori che ho qui. E quindi se siete interessati, volete avere dei charm così da attaccare ai vostri telefoni, contattatemi e possiamo metterci d'accordo. Fine app commerciale. Ho questa cover nera, il bordo nero che è anti-shock. Ho due charm attaccati perché uno non mi basta, perché io sono sempre di più. È una cover leopardata, nero su nero, però si vede messo alla luce, mentre il colore normale del telefono sarebbe così. Questo è il suo colore naturale. Iniziamo con la parte interessante, quindi quello che c'è dentro il telefono. Mi sposto un po' in qua. Allora, non so perché, ma non mi fa fare lo screen recording dallo schermo. Quindi metterò solo un screenshot qui. È una vision board, è la mia vision board del 2022. E l'ho fatta il più personalizzata possibile, nel senso che le foto sono praticamente tutte fatte da me. Perché appunto volevo che la vision board fosse mia, il più personale possibile. E ci ho messo un po' di tutto, ci ho messo la legge d'attrazione, obiettivi che voglio raggiungere, cose che mi piacciono, cose che desidero. C'è il Face ID, quindi swipeiamo. E inizia lo screen recording. Allora, è suddiviso in tre pagine. Praticamente abbiamo la prima pagina, allora, un widget che è dell'app IM, in cui praticamente ci sono delle affermazioni sempre positive legate alla legge dell'attrazione e mi piace averle sempre sott'occhio. Tra l'altro questa app è fatta benissimo perché puoi personalizzare anche il widget come lo vuoi. Adesso qua ci sono un sacco di temi. È veramente stupenda, non è sponsorizzata. E io ho scelto questo con le costellazioni perché le stelline, lo spazio mi piace un sacco. E in questo momento dice I'm grateful for this body, this mind, this soul. Poi nell'ultimo aggiornamento di questo telefono finalmente hanno inserito un widget che conta lo screen time, quanto sta usando il mio telefono, e quindi l'ho dovuto aggiungere assolutamente alla mia home screen perché lo desideravo da troppo tempo. Avevo addirittura scaricato un'app ma non mi faceva mettere il widget, mi ero incavolata. C'è tutta una storia dietro. E di fianco ho le quattro app che uso di più: Google Calendar, YouTube ovviamente, e la fotocamera e la galleria. E poi c'è il widget di Google Calendar, che
che uso più che altro per le visite mediche. Tipo qua si vede reumatologia, un appuntamento il 6 di aprile. Quindi c'è questo. Passando alla seconda schermata abbiamo il primo widget che indica la batteria, siamo al 54%, perché è tipo la quinta volta che provo a filmare questo video oggi. Continua ad avere problemi, o non filma qui o non filma lì. L'orologio è un po' tardi. Poi abbiamo il widget del Keep Notes, in questo caso sono YouTube Inspo, quindi tutte le mie idee su come fare video e cosa, idee di video e poi dopo sviluppo con la mia idea, quindi non vi faccio vedere troppo di questo qua perché sennò vi spoilerò i prossimi video. E poi abbiamo Duo, Instagram, Pinterest e Snapchat, altre 4 app che uso molto. E poi nella pagina finale abbiamo il primo widget è un widget di un'app che si chiama Habit Now, che è una specie di planner portatile in cui tu inserisci delle abitudini, delle task che devi fare e poi vai man mano facendo il check quando hai completato la cosa che dovevi fare. E a me serve principalmente per la mia morning routine, ma mi aiuta anche per ricordarmi, cioè se devo per esempio postare su Instagram, io entro spesso su quest'app e vedo postare su Instagram, dico ok, devo ricordarmi di postare su Instagram, allora vado sull'app, vedo che devo postare su Instagram e mi ricordo che dovevo farlo, allora vado a postare su Instagram. E quindi è utilissima. E c'è questo widget, me lo tengo sempre così perché così ogni tanto scorro e vedo se ci sono cose che mi sto dimenticando. Cosa importante, questo widget può essere messo anche in versione dark. Una cosa, io ho la versione premium di quest'app, però credo che si può mettere la versione dark anche nella versione gratis. Poi abbiamo il widget che mette 46 giorni perché sono 46 giorni che sono libera dall'autolesionismo. Molto fiera di me. E l'ultimo è un countdown dell'appuntamento con il reumatologo, perché sempre nel video che dicevo prima della vision board, non so se vi ricordate che ero con le stampelle, perché avevo un problema alla gamba e il problema alla gamba si è ripresentato ed è da gennaio che io vado in giro con le stampelle e quindi finalmente abbiamo un appuntamento con lo specialista per farmi dire che cavolo c'è che non va con la mia gamba, quindi è molto atteso questo appuntamento. Adesso ci addentriamo nelle cartelle, che sono ordinate per colori. Partiamo dal nero, c'è cioè Netflix, TikTok, non c'è bisogno di spiegare, le conosciamo tutti, UNUM, questa sì, per chi non la conosce serve a pianificare il feed di Instagram, questo è uno sneak peek delle prossime foto che posterò, bene, basta. Poi quest'app, che non so come si pronuncia il nome, mi serve per controllare quanto sto bevendo, perché devo bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, perché ho avuto vari problemi di salute l'anno scorso e quindi mi hanno detto tutti bevi almeno 2 litri d'acqua al giorno, altrimenti ti torna questo, ti torna quello, e preferisco i no. Quindi sto molto attenta a quanto bevo e quest'app mi aiuta. Poi abbiamo Medito, che è un'altra app per meditare, un'alternativa a app come Headspace, che sono tutte a pagamento. Medito appunto ha questa qualità che è gratis, completamente gratuita, e ha una marea di meditazioni su
ogni tema che ti viene in mente ha una meditazione su quel tema. E quindi consigliatissime. Passando ai rossi abbiamo YouTube Studio, Habit Now, come avevo detto prima, Home Workout. Home Workout è ovviamente un'applicazione di workout. Non potendo fare allenamento con le gambe, sto facendo allenamenti sugli addominali in questo momento. E poi riprenderò a fare i workout normali appena posso. Sto facendo questo, gli abs intermediate, saltando quelli che includono le gambe. Poi c'è Clue, che la uso per seguire il mio ciclo, che è un po' impazzito ultimamente, ma vabbè. E poi abbiamo I Am, che è quella che genera le affirmations. Passando al blu, abbiamo Lidl Plus, che la uso ogni volta che vado a Lidl per fare la spesa. Read Era, ma guarda, siamo già sul libro giusto. La uso per leggere i libri in PDF scaricati da internet illegalmente. E per esempio questo è Il gatto che voleva salvare i libri, che è già interessante il titolo, quindi vi dirò com'è poi. Il weather, il tempo, Canva, Shazam, Twitter, tutte che non c'è bisogno di spiegare, yoga e Stripe sono app che sono un po' in stand by, perché appunto non potendo allenare la gamba devo stare ferma, quindi le tengo qui, però non posso usarle in questo momento. E poi abbiamo Contacts e il telefono. Nei verdi abbiamo Dailyo, e anche di questa ho l'app non gratuita, l'ho pagata proprio, ho comprato la versione premium. E ogni giorno scrivo come mi sento, anche più volte al giorno scrivo. E è una specie di giornale, un diario in cui scrivo. E di solito scrivo la sera, ma dipendendo da quanto forti sono le emozioni durante la giornata posso scrivere anche più volte. E sì, insomma. E poi c'è Keep Us to Android, in cui tengo tutte le mie password, quindi lì non si entra. Sorry guys. Poi nel arancione abbiamo Burger King, non parliamo di cibo che mi viene fame, e WeWord, questa la devo spiegare. WeWord praticamente più cammini più accumuli word, che sono queste W strane. Tipo io ne ho 419, si vede in alto a sinistra, e guadagni soldi camminando. E finora io ho guadagnato 2,95 euro. Sì. Dovrò camminare ancora parecchio per riuscire ad arrivare a una somma decente, però pian piano, chi va piano va sano e va lontano. Quindi c'è questa, e poi c'è Screen Recording ovviamente. Passando ai bianchi abbiamo How Many Days, che è un counter per i giorni, sia per cose passate sia per cose future. Abbiamo l'orologio. Cats Are Cute è un giochino in cui praticamente devi prenderti cura dei gattini che vai collezionando. E qui faccio vedere, questi sono tutti i gatti che ho. E tutti gestiscono una panetteria, un negozio di noodles, le acque termali, cose così. Però il design è bello perché è molto minimal. Questo è un hotel, è carino, mi piace molto. Poi abbiamo Nike Training, Notion e Settings. E
abbastanza self-explanatory. Nel giallo abbiamo Keep Notes, che preferisco alle note normali del telefono, perché così posso collegarmi dal computer e averle sincronizzate, e File Manager, mentre nell'ultima cartella, Rainbow, abbiamo Homescapes, che è un gioco tipo Candy Crush in cui devi risolvere i puzzle così, solo che invece di passare livelli e basta, guadagni stelline con cui puoi trasformare una vecchia casa e ristrutturarla e renderla di nuovo bellissima, piena di cose, decorazioni. Io ci gioco da un sacco di tempo, sono quasi a livello 3000, quindi è un bel gioco, ve lo consiglio. Poi c'è PixArt, c'è Huji, per chi non lo conosce, vediamo un po', è un disastro, scusate. Giusto per far vedere l'effetto che fa, viene più o meno così, dà un effetto vintage alle foto. Poi abbiamo il Play Store, Gmail, Google Fit, Google Files, sempre per controllare quanta memoria ho, un'app per i widget e i temi, mentre nel dock, nella barra sotto, ho Daily Moments, che è un'app in cui tu ogni giorno fai un video e quel video viene salvato e poi alla fine selezioni Make Movie e tutti questi secondi vengono messi insieme e viene fatto un filmino tipo tutto l'anno, e un filmino appunto di tutto l'anno con tutti i secondi che hai fatto, tutti i video di un secondo che hai fatto durante l'anno, e io non vedo l'ora di vedere come sarà il mio. Poi ho Google Chrome, ho WhatsApp e ho Spotify, e se volete seguirmi su Spotify mi chiamo Jules Gasi, e qua ci sono le mie playlist, liberi di seguirmi se volete ascoltare la stessa musica che ascolto io. E direi che è tutto, quindi come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che posto un video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!